L'amore per la mia terra mi ha spinto a raccontare col teatro le mie rimembranze. Io sono commosso da tutti questi ricordi ormai lontani, ma come un flash ho rivissuto la mia fanciullezza. Spero di aver messo in evidenza alcune abitudini del nostro paese. Soprattutto per me è motivo di orgoglio raccontare ai giovani il passato attraverso il palcoscenico. Concludo ringraziando i ragazzi della compagnia Facci senza scorno, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Mush mush, mush mush mush, mush mush. Te mush, te. Mangia pure tu. Ah, le migli. E mo aspetta che attaccato la fettina. E mi aiuta a mangi, che cucchi son ti dolono i gengivi. Un be. Può serra poveredda e craperdita che vale la pena. E una perdice carna salata, era meglio masti pupa mia. Aia, può per me se non scancellaro. E ma che facciamo? Colavano morse Gesù. Io da stare a casa, ma mo un turno mi piglio. E manco una strage ceramida trovamo. E che dove trovavo una strage ceramida? Ora vedi che guardo sempre a questi spazzini e li faccio cogliono pure i gatti. Allora sapete che facciamo? Hai una giunta e cutri in ta tasca. Io come arrivici? E io come arrivici? Coro per mia su, io come un'altra volta. Contrari. Vedete che ha passato guardia. E da chi già rompi per suo permesso. Manda un spazzino a cacalicana per mamma scancelli. E disse che si sapeva che fu lulli sciopilu. E ma che l'hanno già ho permesso? Manco pare che abbiamo terancuoggio. Ma chi si è fetuso? A mia, per una cuccia d'acqua che gettavi quanto che sciacquavo utianiello, mi fece pago 500 lire. Lo sapevo che è malegno, che appare che il paese è tutto suo. Ma sapete che vi dico? Io voglio fare una cosa, casi bene, lo lascio io pelo, faccio una vita via. Vabbè, conto
come qua a Conciglia. Capevici, pure che aveva nonni di Gianella. Pappantella di Firenze si sposò con re di Francia, mirmi me. Tere finì, pappantella che debbo uscì. Pappantella di Firenze si sposò con re di Francia, mirmi me. Tere finì, pappantella che debbo uscì. Tocca a tia. Ma buono va, andiamo nenda. A Girardirro, vieni figlio, vieni, capicata è quasi pronta. E a due giorni non è niente più. Altro capinno le sono posti. Burra, maloccia, goma, e si è tutta da mia dopo. A Ginzo, chiamo, chiamo, che non aspettiamo su morirlo e ne caliamo. Sì, ancora io ne calio. Ma non basta quando ne calegai in gioventù e te che ti marchesate. Ah, io davvero quattro pure l'ossa. Mastro Ciccio, se in cresceva ci ne vede a menzì pena. A tre giorni, gli avevi tre botti per me ne faccio poco più entro. Guarda, va. Girardo! Ah, bello! Non ti può rispondere, con si fida! Aspetta, che stanno scendo! Ecco qua! Tena la fine a domani, sai! Ma non muoiate zirriando! Sì, grazie! Chi volete? Vetta, che domo cosa ci cariedo? Avevi dovuto giù le mani. Non è che io ne sparo a noi. No, la basta la scuola. Ma mo io me ne adoniamo. Amare Antonio. Certo che con te c'era un bacio gravoso. Ancora posso andare a A mia carne non mi piace. E due paguanne a Galliardo. Fa andata buona, un picciarto che posso andare. E se ne vengono ce l'ho dalla carne. Porterà la canna alla cucina con tutti i papuzzi. Invece che ho perduto tempo ma io mangio posedda e carne. Aia! Arriva un altro Ciccio Giacchetta. A Ciccio! Chi hai? I paracas meglie! Chi è? Fammo sonno! Ma quale fammi e quale sonno? Mi sento tutto coscogliato. E non mi ha in Provenza? No!
Mi leva buono stamattina. Anzi, mi dice pure un uomo sbattuto. Quello quarto è meno. E poi ne scivi fuori e paracani pigliaro con un nastro led. Ah, Ciccio, allora vedi che segno docciato, eh. Ah, Genzo, pure tu ancora sei cuglionetto, credo. Non so cuglionetto. Chi si dice che sono cuglionetti? È meglio che faccio se c'è un beccara. E te puoi fare che lo faccio lontano, manco. Guarda come Marantone, va, che ti c'è un beccaretto, va. Sì. Ah, Marantone, ma tu è vero se lo c'è un beccaretto? E come un saccio? Ma io ti impegno per dire un daio, eh. Si può c'è un beccato a sette ca. Se non sta in miriglia, no, come usate tu, Sotto, sotto. Il nostro signore è venuto da Roma. Guarda, il suo amico rimane in porta. Con la sua mano di bene, mi dice. E salutiamo. Salute. E che? Ora cari, noi diciamo. Chi? Chi? Vieni a sette ca. Camarantone, che sdoccia Ciccio. O vediamo se essere in bene, che è un pappaluto. È un pappaluto. Io sai ci chiama. Mangia e beve come un porco. Dopo si arroccola e dorme. Quando si leva si sente affocare contro il giorescia. Ah sì? Caedo tanto mangia. Chesso? Chesso si mangeria a cuzzi che è santo l'altro. E se lo guardi pare che aveva sulla giacca in pesa. Ma una volta ho visto io, si mangiava 27 coppe angolingiani, sapete? Madonna! Ah. E che aveva una betomiera? Amico, non è che con te cuglionetti pure tu e fai come l'altra volta che dicesti tu avevo 70 e 16 metri? Che se andiamo a contare palle, ca! Siamo bravi pure noi, eh! No, no, perché se non so cuglionetti, se vedi che mangia, mangia! Madonna mia, Ciccio. Si è messo proprio male. Si è addoggiato. È mascolo e de femmina. Ah, pena mia. E mo che io faccio? E mo niente. Che per mo ti sdocciavi. Ma se vuoi ti trovi buono. Ogni tanto brucia. Non può essere incenso. E non può che c'è le parole benedette. Se no, fate fanno un gesoldo. E non gesoldo? E che sarebbe? È una cosa buona, non pigliare bene. Fa una cosa, para con maratona a gattara. Dai, faccia. Okay. Aspetta, de non muoce pezzi e il pone rosso. Menta. Dopo c'è inciso, non spicchio d'acqua. Tu parole benedette. È fottata in da ca... Ma va, va. Buongiorno. Buongiorno, salute. Buongiorno. Che facciamo? Ricaviamo. Ah, con Maratora, te. Proprio ai gusti stiamo parlando, Mora. Ah, sì? Non si sa che ne fischiavano i ricci. Ma, e che dicevamo? No, non vi preoccupate, niente è male con Mara. Ne diceva Marandone. Un vigno se mi piace di noce sotto. E io non so chi è. Ma disse che faccia bene all'occhio. Sì, Ciccio, pure Rinacci. Rinacci, chi era? Tabacchenaso? Senti, senti, pare che può parlare su questo con questo. Pare che viene in altro mondo. Amico. Avevo campo a parlare a mia mamma, tamo. Oh, mamma, sa dove compare Bruno. Che da sì che andava a sapere. Eddi, come ricordate a nanna, sa? Noi stagiamo porta a porta. E quando sdocciava Kid, che si metteva a pasmigliare, a ballava a buffetto. Manco le cane quando gridava parendo lupo minario. Ah. O vedi allora con soffisseri. O ma lui ci nascevo quando nascevo il mondo. E una volta ognuno in casa, aveva qualcuno che sapeva sdocci. E sta che mo diventammo tutti cazzidruzzi e volevamo un scordamento qua vinno. Come fa o ti scordi? Parramo tanto per parrara. Camò, stagimo tutte buone. E speriamo che il Signore ne dà so campamo sati 4 giorni che ne rimanero. Cumara, pigliate la tua cerniglia, vacca, sì, così mi facciamo su un piccio.
Che tempi. Pane e fame. Amico, da pestamma creta per la nota carcare, i carcagna diventavano tosti come il zucchero da ciuccio. Quando faticavi, l'attaccio che c'è a te o si azzecca. Che su dici? Un tacchi di marchesata era negra. Quando eravamo quattro, attaccavamo a mare 4 e finivamo a mare 9. I capo squadra facevano mangiare e ricordare. E se cadeva uno credo da dentro, dice che lo spotava. Quando masticavi, pare che rosicavi i gamberoni. Rosicavi i gamberoni, ma... pa, parea! Dopo ti arroccolavi anche la paglia e ti pigliavo il sonno. La mattina, quando t'alzavi, eri tutto gracinato. Lo sai perché? Che te avevi dei gracini per modificarci i pollici in corno. Però... quando noi cogliamo ad agosto, non cacciamo un taglio che abbiamo in cuore non c'è mare. A dire più bella era chieda, con quegli fraschi, canne e canne sole, e mo fa un po' chiaro. E dopo, come ti scialavo un miriglio e mo papereggi, acqua e ombra, bellezza. E pure che l'avessi una cosa da dire. E che? I pogliere, perché di chi si potevano permettere? Potevano stare armati 3 mesi l'anno. I pogliari, i baracchi. I baracchi, che pogliari facciamo noi? Ah. Ma noi abbiamo chiesto 2 giorni. Chiedi che facciamo noi chiesto 2 giorni? Anche non l'annoggiavano. Mi ricordo. Che se ti avvicinavi e guardavano male. Lo stesso che loro dava l'acqua. Sapete che vi dico? Io non so se stai meglio mo o tanto. Certo, mo fammi, grazie a Dio, andare giù. Ma a me mi pare che l'abbondanza che c'è l'uomo zinerco. L'abbondanza è una cosa. Il mio rispetto e le regole si c'erano, una volta vivere come erano uguali per tutti. Stiamo guardando che so, c'è pure mo. E sta cana vota, la maggior parte della gente, eravamo tutti gli stessi. Dipende da dove guardava la cosa, eravamo tutti gli stessi. A Natale tutti facevano le 13 cose. Baccalà e patate, zeppoli con la leci, aringa arrostuti, fino a che arrivava a 12 ed ogni bene a Dio. E per finire, una bella fetta ai turioni. A mamma le diceva, amà, ora armiamo pure noi a tavola con 13 cose. E chi te ne faceva? Sì, figlio, subito. E cominciava, scorse per curenno, panatosto, una modricata sin da via. E... sala con Alice, Alice con sala, che tu chi era? Pure i rischi contava. I rischi erano i miei, tutti. Fica tu a ste, che tu capiva via. Arrivavamo a 13, ma ed era fatta... A queste scacave pure, se passavi pure i 13. Ah. Non arrivavamo a stesso dove dovevamo arrivare. E poi tra noi e noi, siamo buoni. Almeno non abbiamo un bevia. Pure perché... che tempo ti avevi? I peducci che avevamo in cuore. Sì, arrivavamo, un baciamo, e non sapevamo quello che volevamo. Ma sapete che vedevo? A me, mi dispiace che non modernizziamo. Però, vorrei non me ne scordiamo, e dove venimo, e dei sacrifici che fecemo. E come fa, ti scordi? Non ti può scordare, perché insieme era fatica e era sacrifici. C'era pure la gioventù. Ti può scordare? Non ti può scordare, no? A Marantoni. A gioventù, a salute, a bellezza. Insomma, è filetto, Benedetta gli riferma. Ma è bellezza, mo? E povero cazzone, che mo è potuto dico. Aveva una capigliera, 2 ginegri come un tizzone. E 2 ganghi, anche rossi, che pareva una bambola. Oh, Madonna, come te la pigli? Ora vedi che c'è Cereglia. Cereglia? Buongiorno. Mannaia la prescia! Di Sacialona quando catta lo scalone. No. Ma arrivati! Ma l'hai venuto a spriesci giù? Ma sapete che succedeva? Addamorati! Perché? E poi vai alle porte, ha scifato l'aeroporto. Mi portavo qui, ti ascolta.
E chi lo disgraziato mi fuglio forte. E tutti pensi che voglio trasare dentro ciò. Mi figlio io tu la pili per mucazzo trasare peda. Si vede con le portaste così buone per non volo trasa. E che vi riporto? Con gli andri. Scifati e farinati. Non è che mo, io lo domando il giorno prima, chi lo caio le porto. Vabbè che mo diventiamo tutti di chistosi, ma pure un porco ma. Vedi, che passo il professore? Chiamalo, chiamalo. Che coglioni chiamano pure? Compare professore. Compare professore, venite. Chianate, venite qua, compare. Ah, arriva. Ah, ma che bella compagnia! Che cosa è successo qua? Ento? Un po' è disordinata. Buongiorno. Buongiorno! Buongiorno, professore. Buongiorno, come professor. Andiamo? Io approfitto di questa bella giornata per fare quattro passi per la salute. Vincenzo, come andiamo? E tu, che mi dici? Te, professore, siamo qua che si chiama Kumara, da l'inizio porco ora. E non da voler più a che sapere muore coglio, le trasa entro. Ah, il signor porco. Perché vedete, il porco è un animale nobile. Ma voi vi ricordate cosa dicevano i nostri avi riguardo al signor porco? Amaro quello porco non ammazza, d'amore desiderando le salsette. Giusto. Così marita, sta c'è buono un giorno, qua ammazzò il porco, sta c'è buono per nanno. È vero, è vero. Ma io, per il signor porco, ho fatto di più. È un animale talmente nobile che mi ha ispirato a dedicargli una poesia. Te, presso! Pura poesia può porco, mo! Certo. Ah, che sei bella! E non ha contato, non ha contato. Come no, volentieri, io volevo mai sentire. Un porco va a casa, è una comodità. Fare in sicurezza e fai carità. Una chiappa, un pruppo, un pignatiere dei frisolimiti, forse monatiere. Porci del ca, porci del già, di ogni ruga, lo porco ci sta. Culava bianco, culava negro, cuta in antazimba e cuta a San Giro. Ligato un porcino pura maniera. Tutti un culino, un mozzi pieno, e giù brugniglia e giù tambacano, quando il panaro le sgrozza davanti. Grida lo misero, li fanno la festa e su poveriedo li misera la testa. Cutena de pera, cutena de ricci, ma noggio cacciò porco de impicci. Lucia, o portiere dello scannatore, o porco grida do gran dolore. Era con mano e con braccio, gira la limba. Oh sanguinazzo, guglia codara e fora funda, tutti su pronti, o porco o si monta, o li monta la panza, o li monta la colizza, para carita dentro la maglietta. E questi risi finivano di birra, o porco un piso da rosgrabbiere, e dalla fine, quanto si dice, cala a rendiro, pura vizzica. Crescimmo porco e manco mi para. Qua saiola la vime e bisara. Tutti mi dicevano che era un baloso. Mi sito la via e non porco ognuno. Questa è sta storia dei porci in avanti. In ruga ruga facciamo rosa. A canna lavare. E meno contenti, a gente ricca era gente pezzinza. Cangiaro gli usi, finia fera, ma tutti i porci sono una maniera. Resta solo il destino ingrato, questa porco vuole ammazzare.
Bella, professore. Complimenti. Ha capito, compare professore. Va bene, io vi lascio. Buon proseguimento. Continuo la mia camminata. Arrivederci. La migrazione è una brutta bestia. Udassi mogliere e figliole, mo parti. Usaccio io con quella pena mentre gli peccati. Partivi che giorno di dolore, la faccia tua cangiava di colore. Pensasti come amara questa terra, i figli perdo puro senza guerra. Sta terra come un arbaro si spoglia, come un pampini per Dio lo meglio giuri. A primavera non tornano i colori, come pampini in tuo vento minde ivi. Dove lo pani non avi più sapori, dove l'amore ti scordi l'amore. Perché l'amore cae come sole, innesci da carezza e può scomparire. Perché l'amore cae come mare, tanta acqua non mi voli dissetare. Mi sentì a nugato cantatore, su diventato aceto migratore. Un canto né qua voci e né cucori, e se canto non canto per amore. Mi sento come una campana stanca che suona per la gente che non torna. Su questa terra passai le migliori, come un nero dei capelli min da ivi. Dove lo pani non avi più sapori, dove l'amore ti scordi l'amore. E chi l'amore cae come sole, innesci da carezza e può scomparire. Per chi l'amore cae come mari, tanta acqua non mi voli dissetare. Con le ciglio, le facevano i rossi come una lampada di fuoco. Ma pure Eddu, e che da maniera che le risponda? A contrari, i marantuoni onecca. Un be, guarda se sin da pura sa pilenda. A voi glielo dicono con la saprassi in giro. A catari Luzza, non vi state dica con noi, non incontrate in fattoria. E mandagli le fattorie di, aiutando chi farà io, ave stamattina chi sogno un giro. E che si dice in tuo paese? Non sapessimo che con Morocciava stava lo parta. Useppa, e mo ave chi usaccio, chi da e da mala maniera. Usaccio io per chi volo a parta. Meglio mi staglio quieta, va. Che vedesto? Vivi, ciundava e ciunda crisciano. Che vedesto, cu era? Cu era, brutti,
Chi si sica su un atto di belli fruscoli fuori a gabbo? Idia mi pare madonna dei lasini. Per forza resta schietta, come faccio se vicino all'uomo? Un frate no, che è un bello giovane, però te la testa vascia come un montone e un saluto manco suo pungi. Che vi distevo? Cuera? Usaccio cuera, a voi vi interessa, iam, assettatevi che vi conto lo fattariello. Voi lo sapevo chi lo do diavolo e dei gente colina? Ma se mi contate sempre stesso che lo sentiamo a fare. E va buono, seditevi che vi conto chi lo dovrebbe tuordo. C'era una volta un re che era sempre ammussato. Ogni volta che vedia qualcuno che scialava e ridia, io forasenno. A regina, invece, ogni giorno si ricoglia tra i cortili do palazzo, usciala e murida qui popolani. A mezzo chi si c'era battuto. Ogni cosa che diceva la regina era una risata. Un re, che era pure geloso, andò a dire a ciò. Un giorno chiamava Turdu e gli disse: se non vuoi tagliare la testa, a fare un pirito che sciavola. Turdu, che non sapeva ciò do diavolo, a sta cosa non se può ripara. E sapendo pure che un re era parola, non sapeva come lo faccia. O trova una soluzione. Un giorno, pigiato da disperazione, si gettò un piede cerza e si mise a ciangira. E Dana passava una vecchia e gli disse: Abba Turdu, e che tu sei sempre allegro, chi hai per muciangere questa maniera? Batturdu gli contò un fatto e la vecchia gli disse: non ti preoccupare che ti aiuti io, vieni con mia. U portante lo sentieri e gli disse: abbuttati e mortidda. Mangi da giù chi pua e poi vai davanti al re e a Olinda fai uno una ballata intera. Batturdu da mangiava talmente tanta con si fidava ciù camina. Si presentava davanti un re, si consò cucula all'aria e l'indafigia uno che tremaro i lastri. Un re prima ingrizzulao e depua si misa a ridira, che o la faccia ciù si ferma. A così Batturdu si salva la testa e un re trova un sorriso. Avi dove sta, avi? Sei buona lanternara? Dove trovi una mugnana puoi? O le riosacce sono in crisi, volete che da mattina alla sera? Al contrario, ho trovato molto meglio con chissà. A Maria Antoni, mi scialamo con Catarinuzza, che andasapa una chiudo diavolo e depo andava per tutti. Va buono, noi mi indaiamo, a così vi restiamo in pace. Ho vedicito Rosario. E diate belli, ciao, ciao. Arrivederci. 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 Chissà voi gira come la nemolo. Se no a questo non ne l'abbiamo fatti tu queste. Ma ora glielo scacciano un piccio. Ah, te che arrivaro. Venite, venite, che si ricoglie a girandola. Madonna, pare che vi mulito una mola si saripisci. Mezz'ora prima, mezz'ora dopo, non è che lo scontamaro padrone. E chi sono te prechi? Saccio come fa così tanta lisciata. Tutta la nazionara tu l'hai. Non bastai quando non passavi quando era a Cotrara, ma adesso mi miriglio. Sentite, io mi ricordo. Se vogliamo un cignamo, se no vendavaglio, eh? E tu pure contraddici Rosario chiava, per cuova salti in paradiso a preghiera non serva. Senti, che io a coscienza l'hai a posto, sogno chiara io, sai? Sì, chiara è l'uno un po' oscuro da mezzanotte. Ah, ma tu con mia l'hai, oia? È buono, buono! E mo perché sono scorricciati? Cignamo? Ah, come scrutiamo viati viati? Madonna mia! Guardate, la soffiate. Oddio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Che lindo, ma così riteniamo chi è partita, chi mi restava da ieri, Gesù. Quando passò chi Santa dalla casa. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. O l'avevo chiuso, voglia tu giocati? Gente senza cunorta, non sarebbe. Quando vedi a mamma, ta, lo dico io che si è scostumato. Ai, all'anima di mamma, ta. A me mi fai capo. Brutti scostumati, la sua verità via. Dasselo stare. Andiamo lì da intro, che se no cane scura. E proprio i giovanotti, non vi avevo detto che qui non vi voglio vedere. E mo che vanno già qua, ma ne potete la sala fottera. Ma tu così ne fumo me lo plova, non so parare. Io sono la guardia, brutti mascalzoni, vi porto dal maresciallo, vi insegno io l'educazione. Vieni qua tu, come ti chiami, di chi sei figlio? Aia, mi facesti all'occhio rossa. Che mutallanti! Prima o poi vengo a scaravaggio che sei! Prima o poi vengo a sapere chi sei! Ti faccio vedere io! Io mi niente, va! Che con questo non si può fare niente! Maria Antonia! Pena mia, qua è? Che succede io? Allora! Come le mettiamo con questa sporcizia? Ecco, ma vi momentiamo. Scegliamo una poca cosetta. E poi non trasi mai entro, che avevano che le quattro furrincioni. E mi hanno preso pure in giro. Ma li ho mandati via quei mascalzoni. Voi non sapete di chi sono figli. E qui canoscia. Sì, figliuola è buona. Comunque, non vi preoccupate, che come finiamo a dire a Rosario, veniamo e pulizziamo. Che entro e sta pura solo vostra, e a 2 minuti è tutto finito. Maria Antonia, non è la prima volta che vi richiamo, ma la prossima la volta... La prossima volta che? La prossima volta passate diretto, che mo state rompendo. E che catenazzo, e di niente non avete coscienza, manca che sta solo vostra testimone. Non vi arrabbiate, Maria Antonia, tanto la contravvenzione ve la faccio lo stesso. Vorrà dire... che anziché farla la prossima volta, ve la faccio subito. Allora, Maria Antonia Gingillò, AD 18 giugno 1968, per aver abbandonato su pubblica via residui e papozze della selezione di Fagiola, lire 500. Prego. Sì, tenetevi pronto, che stai venendo a pago. Venite. Prima o poi venite. I peccati si giangono e i debiti si pagano. Buona giornata. Ammia Caterinuzza, quanto è brutto frate a te. Uffè, chi vuole bene a Giotta, disgraziato. Ma tu sai quanto andava, chi mi guardano male, perché c'è questa maniera. Io non posso muovere niente, su Cristiano. Compara, volete che io vi aiutiamo e finire a pulizzare? Non me lo torna.
Non torno, non mi preoccupate. Allora, un poletto vado una mano noi. No, iate, come io mi rimpegno un po'. Sì, ne vedremo allora. E qua, se dai un gulì, a piglia la scopa e puletto. Iate. Arrivederci. Mara. Venite, che bella non torna. E si torna? Non torna. Capemmo sale in giro la panza su brutto cacasentro. Iddo è storto. Manda troppo avanti. Avevamo veduto l'altro giorno. Come chiamava gente alla villa. Che come te si volimenta mangiare la cerdi? O chiusero in travoliera con cardiddo? E per la merda dentro che non mi aiutano. E quella? Io lo saccio. A mia modistero. Stonza niente, no. E là ti ha perduto. Buonasera, ci prendete, e vi ricogliete? Mi ricoglio, sì. Voi mi scomodate venite la messa la sera, no? Ci prendete, quando veniamo una volta a settimana, domenica siamo sempre. E dopo Rosario noi diciamo tutti i siri in ta roga. Sì, vi dicite Rosario, per pittirti quei commari. Stagliate vedendo quella corno coma. Bell' esempio che le donate a chiesti. O ve come sono listi quando sono alla messa. A Cipre, ma quando è la donanza all'oratorio? Quando votò, mi cozzo, quando votò? Ah, sì, ma apposta per te. Tu sai quando è sta, però mi domandi sempre un giorno dopo. E mi aiuta a conza la testa, mi cozzo. A Cipre, ma domani vi muoviamo cacciamo, non puoi scogliere il campo? Sì, giate, per voi giate, che io a pallone non gioco. A ragazzetta c'è la cariola, un picco e la palla. La ciava, non sapete dov'è, e se no viene mai a cerchi. A Cipre, ma facete il cinema domenica? Tu pensa a venire a messa prima, che poi oggi non mi vedremo. Però prima io ti leggiamo una giacceriata. Ma che legge sta concetto del catechismo? Era l'ocaria io che mi parlava e Concetta sapeva con me. Ah, povera Concetta. Saggio come hanno, mi sopportano. E tu chissà quello che fanno. Te che la sala non aveva una seggia sana, ciò. Sogno tutti che rimuore appena tagliati. E io sono dei messi, e spiendo accattando racchetti. Palline ping pong, palline biliardino, dammi, scacchi. E poi lui dice ancora delle patra, lo sa che mi dice. E tanto come con le tue tassate. E non hanno ragione. E te poi, ora vedete che l'avete sempre peda. Vedete come vi rispettano. Allora no, dava che quando una bestia è lontano, sa come cangiano strada. Non è davvero? Io no, che quando mi sto cercando da Vinetta, mi sto chiamando mamma. Bello mio, ricattendato. Voglio sapere come senti sta mamma che ti chiamava da pignare. Madonna, ci previte. E di su, Stuart, ma voi sempre con questa cera. Lo sai quante chiamate mi fanno io a me? Te che educare c'è, hanno l'abbesso. Sgangano le teghe a denari, per le teghe in orticella. Ora vedi come hanno le mani combinate, che vanno scavando giri che è monaco. Ma lavate le mani, va, che mi pare non purgare, va. Arciprete carissimo! Hai visto dove è l'arciprete? Vieni. E noi con gli amici ci siamo fatti quattro passi per la salute. Arrivamma fino a Romungiua e ne feci una bella tirata ed acqua fresca. E dato che vi trovavo, allungavo la casella. No. E la facevo vino una tirata, no? Vino no, fa male. Sì, arciprete. Se ti ha giocato a bacchinaggio, o professore, o non è santo che faccio il peracolo. Però, mi c'è la stesso. Aveva certe battute. Voi sapete che le scrisse poi si può pure. Dice. Niscialamma sì, è vero, niscialamma. E intanto mi siete, voi vi celate, mi siete. Presso, ma con la verità seccio. No, pensa per te sto all'impiede, Vincenzo, grazie. Sì. O vedi che Vincenzo rimane male, professore. Portala la prossima volta, no, così vi celate ciò.
Sei rimasto male, dice. Tenno poco. Non mi pare che i tuoi occhi siano di uno che abbia bevuto solo acqua. Professore, voi lo sapete che quando questi signori esagerano, poi alzano il gomito, eh? Ah, sì. Pure. L'aiuto sto anche da te che lo occhi. Questa è la carta. A tu che... Voi decidete. Che cosa stai insinuando, Domenico? Intanto vedete che l'occhio mio ha un guardo non accetto come un vostro. Con l'occhio mio guarda sempre lo stesso. No, è una volta in una maniera, una volta in un'altra. Che una volta lo pelo per paracavaggio. L'altra volta si è beccata anche una cosa in cui non mi detto niente. Ma state quieto, state, non sapere che dici. E quindi, cosa insegna in questo modo? Io non sto insinuando, non insegno niente. Quale fu? Ah, scusa, Uyazanacci Simatrici. La pericolosità? Caro Ciprevete, tuo paese si parla d'altro. Ma ricordatevi, da chi tu che facevano io, è buono e de malo, perché di che vengono appreso. E la verità, prima o poi viene a galla. Quando c'è l'interesse dei potenti, chi da chi vuoi chiamati arte, caro professore, non c'entra niente. Per Tim, un gioiello di Sant'Andrea. Ma dove erano tanto gli architetti, gli ingegneri? Non lo so io. O pure in alfabeti come me. Come non sapevamo solo dire una cosa, e resta solo come un chiondo oscuro da mezzanotte. A ci prevede, che non si parla di Cirubacco, in tuo paese si parla di intrecci strani. Io, a Fede, a perdevi quando era guaglione, e mo che stai invecchiando, non mi riesce mai a trovare più. Mi cozzo. Tu è vero, non sai quello che dici. A Cipre, lo sappiamo tutti, con lo stimolo di ogni infamità sugli denari. Ma i denari valgono la vita dei cristiani. E non capisci stavo ancora che non c'è nulla che guadagna se non c'è nato che paga. Io ti capisco, caro mio. Ma vedi, gli usi e i costumi cambiano nel tempo, ma le bellezze e i simboli, a volte, li distruggiamo noi stessi, senza nemmeno accorgerci. Usi, costumi, presso, tradizioni, luogo, se volete canti, si mangiano tutto, sfruttano un popolo, anzi, fottano un popolo, e dopo all'ultimo che fanno? Li mettono cariche ed 11. Noi le nostre tradizioni ancora le manteniamo belle vive. Vedi che bella atmosfera che si crea nella settimana di Pasqua. E poi soprattutto il Venerdì Santo, quando nella chiesa tutte le statue sono velate di nero, il rumore della tocca e il territì rimbomba per tutte le vie del paese. Per non parlare di quando si incanta la stanga della Dolorata. Questo sì, ma una volta... O Venere Santo, se vi ricordate, tre preveti, dice una messa, iettate panza in terra con la faccia all'altare maggiore. Sì, sì, mi ricordo. Vi ricordate? Sì, 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 sì. Erano lunghi, lunghi mesi come tre accerdazzi. A ci preveti, perché lo dicete ancora in che maniera a messa? Che vi cresceva un gippo e non vi avete dato passate da terra. O questa non era un'usanza che si poteva mantenere. Mo, è tradizione. Resta solo che le dea accettare a Domenica dei Parmi. O denno oliva, olivetta, qua va a fare con la tascarella. È vero, è vero. Oliva, olivone, qua va a fare con la cascione. È vero, è vero. Io mi ricordo
Aspettate, la Simbolito mi ha sentito, dai una proprio bella super prevede. Vi faccio mai sentire? No, no. Perché no? Con tale la dede, che io super prevede, la sento tutti io. Ma sento pure voi però. Che manco te l'immagino. Arrivederci. Arrivederci. Va bene, vado anch'io. Arrivederci. 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 Hai fatto un buon lavoro, amico, ma ti sei dimenticato di menzionare nelle tue rimembranze delle cose importanti. Per esempio? Incomincio col dirti che l'ascolto è la lenta costruzione della personalità umana. Ascoltare vuol dire imparare, e imparare vuol dire crescere. Verrò a trovarvi. Chi doveva provvedere? L'amministrazione comunale? I politici occulti? O i semplici cittadini andreolesi? Oppure tutti assieme? Possibile che nessuno si è accorto che l'ennesimo simbolo del nostro paese stava per congedarsi? Intanto, quell'enorme tronco a terra incute tanta pietà che nessuno ha il coraggio di sezionarlo e bruciarlo. Vorrei che mi metteste un po' d'ordine alle scene del mio prossimo teatro. Va bene, amico. Dammi qualche giorno di tempo. Sapete, I giornalisti scrivono fiumi di parole, usando spesso la fantasia, per incuriosire la mente popolare. Vedi, amico, è bello poter sperare di poter dire certe verità, almeno attraverso il teatro. È vero, non dava più a Manonesti. I politici mentiscono, l'atleta fricano, l'uomini d'affari arrobano, l'angelo severo fruttano gli innocenti e tutti fottimo stato. Amico, pensa al teatro. Tu devi semplicemente dimostrare che essere calabresi non è contro la civiltà. E che la Calabria non è e non sarà mai la pattumiera d'Europa. Questa vallata nasconde gran parte della storia andreolese. È vero. I pesci di Sant'Andrea, queste pietre della chiesa matrice, tutte quelle ossa. Per fortuna che c'è qualcuno che il giorno dei morti viene ad accendere una candela in loro suffragio. Vedi, amico, però voglio dirti che se ci fosse meno benevolenza per i morti,
e più rispetto per i vivi, il mondo sarebbe migliore. E tu che fai qua? Tata, vengo via come io tuo papà. A così quando è ora, sai come io ti assumo pure a te. Papà, papà mio, papà bello. E andiamo a casa. È vero, i disabili non sono più buttati nei dirupi, ma vengono abbandonati, umiliati, segregati nelle case di cura a lunga degenza o negli ospizi. Nei loro sguardi si vede la tristezza, perché il loro unico pensiero vola a quella casa, a quel luogo sacro dove vorrebbero passare le ultime ore della loro vita, confortati dall'affetto dei propri familiari. Gli anziani sono silenziosi. Non hanno paura della morte, ma la loro sofferenza è qualcosa di più profondo, di più forte, di più grande. È la consapevolezza della totale mancanza delle loro abitudini, delle loro cose più care e più buone, che non vedranno più. Vedi, amico, c'è un vecchio detto. Una mamma cresce 100 figli e... 100 figli non accudiscono una mamma. Oh, bravo. Ma sai perché di tutto questo? Manca il vero uomo, la vera donna. No, no, amico. Manca quel bambino, fabbadino. Ecco cosa manca in questo misero granello che chiamiamo terra. Chi è la finestra? Si può mi aspetti. Svegliati a non dormire,
svegliati a non dormire, che il sonno ti fa male e a me mi fai morire. Abbiamo parlato di tante cose, ma non un accenno sulla politica, sulla Chiesa, sulla mafia. Lasciamo la politica ai politicanti e agli intrallazzatori. E lasciamo la Chiesa ai credenti e soprattutto ai non credenti. Vedi, Chiesa, politica, connubio perfetto per affari scandalistici. Nel nostro piccolo basta pensare alla demolizione della chiesa matrice e a quelle povere osse spassar vento da ciò di Fabadeno. Quanto ai non credenti, nel nostro paese, chi sostiene di essere tali, poi li vediamo fare i procuratori, i priori, nelle nostre congreghe, col benestare della Chiesa. Non ti sembra un po' strano? Vedi, negli anni 60, alcuni politici affermavano che nelle chiese bisognava tenere le capre e le pecore. Altri addirittura sostenevano che dovevano essere demolite tutte le chiese del mondo. Nella chiesa matrice è stata demolita perché è pericolante. Altrimenti la metà del paese doveva essere demolita, ancora oggi. Quindi, politica, vescovi, sindaci, triangolo perfetto per affari e per poteri. E la mafia? Di mafia non so nulla. Ma esiste. Thank you.
anticipato tutto a domani sera. Va bene. Sì. Dal ventennio fascista un treno fumoso transitava dal nord verso il sud, servendo tanti piccoli paesi, tra cui Sant'Andrea. Oggi, in un mondo sempre più globalizzato, con l'entrata della moneta unica europea, col governo delle larghe intese, con tutti i senatori a vita e tutti i saggi, nominati dal grande presidente Napolitano, quel ciuffi ciuffi, ciuffi ciuffi, ciuffi ciuffi, non transita più. È vero, il cuore dell'Italia è fermo a causa di una politica infame e incapace. La morte di Maria Antonia Samà, meglio conosciuta come la Monachella di San Bruno, ha destato sbigottimento nel paese a causa del feretro che camminava senza coperchio. Della posizione innaturale assunta dal suo corpo dopo il rituale esorcismo. I contadini della mia infanzia tornavano a casa con la sporta piena di ortaggi e frutta e offrivano di quello che avevano. Tutto era più semplice. C'era la chiesa per tutti, cioè la casa dei vivi. E poi il mare, la marina, la montagna. L'oratorio un tempo non era solo un punto di aggregazione e di catechesi per ragazzi. Era un centro dove si poteva imparare un mestiere, muratore, falegname, eccetera. Inoltre, l'oratorio allora era il serbatoio dei voti della Democrazia Cristiana dell'epoca. Oggi, totale desolazione.
Io sento la necessità di sapere sempre qualcosa. Sento acceso il bisogno di sapere che non si placa mai. Cosa ricordi di più dei tuoi genitori? Oggi non rammento più i consigli di mio padre. Ricordo che mi parlava di umiltà, di perdono, di rispetto. Ascolta, un fenomeno particolare si verifica intorno ai 50 anni. Prima ci ostiniamo ad essere diametralmente opposti ai nostri genitori. Poi li comprendiamo. E quando se ne sono andati da questa terra, ci accorgiamo di averli voluto bene disperatamente. Ma è troppo tardi per loro e per noi. Oggi sto imparando tante cose. Io non sono stato un buon figlio. Almeno non sono stato il figlio che loro volevano. Amico, tu credi in Dio? Beh, più che uno che non crede in Dio, sono uno che ragiona con la propria testa. Infatti, non ho mai permesso a nessuno di dirmi cosa devo fare. Nemmeno quando ero ragazzo. Mai. Perché è bello il tramonto? Perché l'addio un giorno che non tornerà più. E poi, il tramonto non esiste. Miku, i colori, i sapori, gli odori, non esistono. Sono illusioni del soggetto. Questo paradosso lo scoprì Galileo. È così, fondò la sua scienza. So che avete pronto un libro che tanti editori sono pronti a pubblicarlo. Sarei onorato di sceneggiarlo e di portarlo sul palcoscenico. Questa è una storia che parte da lontano e arriva ai giorni d'oggi. È un libro veritiero che apre la legatura e lascia che il vento agiti i fogli. Sarei felice se tu ne facessi un'opera teatrale. Questo è il nostro patto segreto. E patto sia. Thank you.
Tieni. Pepetone Mavio passa, omine è vero, gente carreno. Una settimana dopo. Franato tutto. Cosa dirò agli amici? La frana ha portato via con sé tutto ciò che era in superficie, compresa la nostra refurtiva. Sono stato sul posto, è irriconoscibile. Ma tu sei sicuro di quello che ci stai dicendo? Hai guardato bene? C'è la possibilità di scendere e controllare meglio? Certo che ho guardato bene, ma se volete possiamo andare assieme. Da solo non mi è possibile. Facci sapere quando. Va bene. La sua versione non mi convince. Andiamo. Stai attento ai movimenti che fai. Dobbiamo guardare bene bene e lasciare ogni cosa al tuo proprio posto. Sì.
mi pare che sta soltanto una perdita di tempo. Credo proprio di sì. Andiamo. Miserabili. Prego. E ora vediamo un poco d'aria. Sì, no, no. Penso che abbiamo abbastanza materiale per completare anche la seconda parte del teatro. Penso pure io così. Mico è una persona intelligente, sensibile, riservata. Quanta commozione quando si è parlato dei disabili. E quanta delicatezza nel pormi quella domanda sulla mafia.
vecchio non è stupido, è uomo di mondo. Cosa vuole farmi capire? Perché quella frase? Il tempo è come il vento, scava e porta tutto allo scoperto. Nulla può resistere al passaggio del tempo. Sì, ho capito. Lui vuole che io continui a raccontare il tutto attraverso il teatro. Para de zucaro